presentata una delle manifestazioni di punta dell'estate fanese. Nella prima parte del mese di agosto, il Festival Cantautori Affabulatori e il progetto Arte Salute proporranno alla Rocca Malatestiana di Fano 13 spettacoli e 7 incontri e mostre d'arte. L'inaugurazione di Rocca Estate 2020 è in programma sabato 4 luglio con una festa dedicata ai 100 anni del grande creativo Gianni Rodari. Dalle ore 18 ci sarà una proposta musicale con le filastrocche canterine, subito dopo la mostra fotografica di Michela Pascucci con scatti e sportivi, scrittore e persone affetti da sclerosi multipla, a cui farà seguito la qualificata mostra di Sara Forte, artista che risiederà alla Rocca per una nuova installazione che andrà a implementare la dotazione permanente al Salone delle Esposizioni. Cantautori e affabulatori, insieme ad Arte e Salute, sarà al centro di 20 giorni che si svolgeranno proprio in maniera continuativa per quanto riguarda eventi d'attrazione turistica, con eventi spettacolari che sono anche in prima nazionale. In effetti abbiamo pensato di portare qui in questo contenitore, che si chiama appunto Affabulatori e Cantautori, quelle caratteristiche che sono ben precise per quanto riguarda, diciamo così, il target, quindi il concerto delle orme in prima nazionale qui alla Rocca, con poi Shel Shapiro che farà un recital proprio sulla società, quindi con le canzoni che ricordiamo di lui, ma anche i grandi affabulatori come Stefano Massini, che appunto a Piazza Pulita riesce a dare quell'impulso civico, o Mattias Martelli, l'erede di Dario Fo, o Luisa Corna insieme alla cantante del Notre Dame de Paris, l'Esmeralda, che farà appunto un omaggio a Battisti. Le iniziative che rientrano nel programma Arte e Salute sono sostenute dall'ASET, Comune di Fano, Regione Marche e Fondazione Cassa di Risparmio. Ci tenevamo anche a sostenere, come sosteniamo, lo sviluppo della Rocca, che dall'anno scorso, se non vado errato, si sta riproponendo con spettacoli nella città, e soprattutto perché abbiamo anche stima della cura di Massimo Pugliani. Quindi l'anno scorso abbiamo dato il patrocinio, diciamo, gratuito, quest'anno abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti concedendo anche un sostegno economico in modo che l'iniziativa abbia il miglior successo possibile. Parole belle e parole buone per ogni sorta di persone. Ci sono parole per gli amici, buongiorno, buon anno, siate felici. Parole belle e parole buone per ogni sorta di persone.